costruzione del Parco della Mentuccia ad opera dell'ISC Da Vinci di Scuola. Sì. Voglio partire complimentandomi con la dirigente della scuola Leonardo da Vinci davvero per questo spettacolo svolto, che ha dietro sicuramente un lavoro incredibile appunto di tutti i docenti, e mi complimento perché questa sera appunto è stata inaugurata una panchina rossa che è il simbolo per eccellenza, proprio sappiamo il rosso è il simbolo praticamente della violenza, del sangue, quindi del dolore. Questa panchina indica praticamente proprio il simbolo del femminicidio, viene generalmente posta in luoghi pubblici, come è stata fatta qui la scelta nel Parco della Mentuccia, proprio per sensibilizzare le persone e ricordarsi di questo argomento. Lo spettacolo che è stato fatto dai giovanissimi ragazzi è stato davvero emozionante, perché sono riusciti proprio in questa canzone, nei canti, nei testi, a mettere dentro tutto quello che effettivamente indica la lotta e la violenza contro le donne. In particolare, e poi vorrei dire che appunto, come avete detto, c'è importantissima la scritta "Siediti, non sarai mai sola". Qui c'è una targhetta, generalmente ritroviamo in tutte le panchine rosse, che sono un progetto che nasce nel 2019 proprio da una street art per la giornata internazionale contro la violenza della donna, ma soprattutto questa scritta, preside, è importantissima, "Non sarai mai sola", proprio che sta a significare che le donne non devono avere paura di denunciare, non devono vergognarsi, non devono assolutamente pensare di essere giudicate. Quindi, preside, davvero mi dica lei come siete riusciti con dei ragazzi così giovani a fare un lavoro così incredibilmente importante. Ci siamo riusciti, grazie mille per i complimenti, per opera dei docenti che si sono impegnati, hanno cominciato un lungo lavoro, perché come dice lei dietro c'è tutto un lavoro dal punto di vista culturale, dal punto di vista della scelta dei contenuti, tutto quello che vedete è opera dei ragazzi, quindi abbiamo valorizzato le loro espressioni sia in termini di stereotipi sia in termini di canzoni che hanno fatto loro, hanno ritmato queste canzoni, hanno fatto tutto loro, anche il simbolo, il disegno, e quindi abbiamo messo insieme tutte queste cose e abbiamo creato questa giornata anche per sensibilizzare tutti quanti. Quindi il lavoro è veramente dei ragazzi che hanno dato anima e corpo, che hanno vissuto tutte queste cose in prima linea, e noi che siamo riusciti, ecco, ad esaltarne le qualità. Il passaggio delle consegne, professoressa Marilena Corallini, qui all'ISC Da Vinci, una nuova era, una ripartenza per i ragazzi che stanno vivendo una fase storica per la nostra comunità, qui è la scuola è protagonista questa volta. Quella che era la progettualità, la valenza positiva di questa valorizzazione e riappropriazione del Parco della Mentuccia, e ne ha fatto un momento di grande, andando oltre a quello che era e realizzando totalmente quelle che erano le idee dei ragazzi che nello scorso anno avevano elaborato e avevano redatto con i vari insegnanti. Il Parco della Mentuccia è costituito da due spazi strutturati con questi due pergolati in legno di 30 metri quadri ciascuno, con 24 posti a sedere per i ragazzi, dove abbiamo fatto lezioni a cielo aperto, matematica, italiano, varie materie, e l'abbiamo sfruttato soprattutto in questo periodo del Covid per poter, ecco, avere spazi più ampi e muoverci un po' in maniera più libera. Dall'altro lato c'è uno spazio pavimentato di 48 metri quadri, quasi 50 metri quadrati, dove i ragazzi possono donare i libri e prenderne altri in prestito e leggerli. Poi ci sono dei totem in ferro corten distribuiti lungo il parco con le frasi scelte dai ragazzi della terza media che avevano letto i libri che avevano letto e che hanno memorizzato e che poi sono stati riportati nei vari totem in ferro corten. Tutte queste idee derivano da un progetto realizzato dai ragazzi lo scorso anno, che è arrivato in finale e che è stato poi, che verrà oggi premiato con questo evento, e che appunto è stato concretizzato. Quindi quest'anno hanno visto la fase esecutiva. In parte questi lavori sono stati realizzati dai ragazzi stessi. Insieme alla mia coordinatrice, la professoressa Cinzia Traini, abbiamo realizzato e curato il verde del Parco della Mentuccia, quindi abbiamo realizzato questi tre quadrati che fanno da cornice ai pergolati delle aule all'aperto, e in più stiamo realizzando un filare di lavanda e ginestre che faranno da cornice alle poltrone invece che troviamo sulla pedana. Musicale, siete stati bravi.
su un momento di condivisione, appunto le frasi erano praticamente l'una in contrapposizione all'altra ed era bellissimo vedere come il mondo può essere visto da due lati diversi, come la ricchezza è diversità e differenziazione. Dirigente la dottoressa Barisio, il corpo docente, ovviamente saluto la professoressa Porto perché era venuta in primis a parlarmi di questo progetto. Facciamo parte della scuola che ha curato questo parco e devo dire che di tutta la città di Fermo. Vedo bambini, vediamo persone anche che abitano lì che ci hanno maledetto perché questi ragazzi facevano le prove fino tutto il pomeriggio, li abbiamo svegliati, poverini. Siediti, non sarai mai sola. La panchina rossa è anche il simbolo di donne che avrebbero potuto sedersi su questa panchina, ma non ci sono più. E questo è il momento di riflessione, non ci sono più a causa della violenza degli uomini. Intendo dire come forza di polizia, come arma dei carabinieri. Vi invito ragazzi a parlare con noi. Ci sono tutte le regole che consentono l'anonimato, ma non vi fate soggiogare perché questa panchina è rossa secondo me perché rappresenta anche il gioco a cui si viene sottoposti. A tutte le età, non esiste età per la violenza di genere. Farsi conoscere significa farsi aiutare e significa uscire da situazioni che sembrano senza una via d'uscita, senza una porta di sicurezza. Ci sono vari sistemi, la app, il parlare sulla strada. Adatti a fare le faccende di casa. Ciò che può fare la mano di una donna può fare la mano di un uomo. O il lavoro o la famiglia. No, il lavoro e la famiglia. Gli uomini sono più portati per le materie scientifiche. Infatti Margherita, Rita Levi-Montalcini e Samantha Cristoforetti ti risulta siano maschi? Spetta all'uomo prendere le decisioni più importanti in una famiglia. Se si è coppia ci deve essere condivisione di tutto. Donna, quindi madre e moglie fedele. Quindi tu, uomo, padre e marito fedele? Se l'hai cercata vestita così. Sono una persona libera, ho il diritto di vestirmi come voglio, ma non per questo devo essere giudicata. Era ubriaca e non si è opposta. Allora ancora più grave. Non si perdono se tocchi una donna. Meriti solo tanta vergogna, offri sorrisi, sei vero uomo, ricordati sempre che lei è un dono, abbi il coraggio di chiedere scusa, abbi il coraggio di urlare perdono, non può bastare un mazzo di fiori, se è una donna, neghi i colori, se picchi una donna, sei solo un buffone, non c'è nessuna giustificazione, meriti sono mio, grande l'amore, lei non pensava così grande il dolore, no!